Qualche giorno fa ho beccato lo short di un famoso youtuber, mio conterraneo tra l'altro, che parlava del fatto che alcuni chitarristi famosi come Hendrix e Stevie Ray Vaughan usassero accordare la loro Stratocaster un semitono sotto rispetto all'accordatura standard. E che loro facevano ciò perché pensavano che in quel modo la Stratocaster suonasse meglio. C'è addirittura chi dice che le Stratocaster e le Fender in generale siano state pensate e progettate con quell'accordatura in mente, e quindi oggi cercheremo di scoprire intanto se questo è vero e perché succede. Allora, prima di tutto dobbiamo avere ben presente come vibra una corda di chitarra. Cosa succede quando io col plettro pizzico una corda? Nei primi istanti in pratica si crea un transiente, che per definizione è un suono che contiene tutte le frequenze. Ovviamente nella pratica non è così, perché dipende anche da cosa è causato quel suono, cioè dai materiali ad esempio del plettro e della corda. Però diciamo che è un suono che contiene tante frequenze non correlate armonicamente fra di loro. Se io pizzico la corda in questo punto ad esempio, in un primo momento avremo delle vibrazioni che partono dal punto in cui ho pizzicato col plettro e che viaggiano in entrambe le direzioni fino a raggiungere i due nodi della corda, ovvero i due punti in cui la corda rimane ferma, cioè ponte e il capotasto. Quando raggiungono questi due nodi, una parte viene trasmessa al corpo e al manico della chitarra, ovviamente, ma la maggior parte viene riflessa indietro. Quindi è come se appena arriva qua la vibrazione rimbalza e torna indietro. Facendo ciò però molte di queste vibrazioni si scontreranno con quelle che ancora viaggiano in senso opposto, e quindi molte di queste frequenze si cancellano a vicenda praticamente, perché risulteranno in controfase l'una con l'altra. E ciò avviene o dopo il primo rimbalzo o dopo il secondo, nel momento in cui da qui tornano indietro fino a ponte e poi di nuovo rimbalzano, e così via. Ovviamente tutto questo avviene nel giro di pochissimi millisecondi. Una volta che tutte queste frequenze spurie si sono cancellate a vicenda, in sostanza rimangono soltanto le frequenze di risonanza della corda, ovvero quelle che creano un'onda stazionaria sulla corda, ovvero tutte quelle che hanno lunghezza d'onda pari alla lunghezza della corda stessa fra i due nodi, oppure i sottomultipli. E queste frequenze sono appunto quelle che percepiamo come la nota vera e propria. La lunghezza d'onda che corrisponde alla lunghezza dell'intera corda sarà la frequenza fondamentale di quella nota. Tutti i sottomultipli invece sono le armoniche. Per rendere meglio l'idea vi faccio vedere questa immagine. Come vedete la frequenza fondamentale ha i due nodi, che sono i pallini rossi all'estremità, e poi l'antinodo, ovvero il punto in cui l'oscillazione ha un'ampiezza maggiore, che nel caso della fondamentale corrisponde al centro della corda. Per la seconda onda stazionaria, ovvero per la seconda armonica, abbiamo tre nodi, sempre i due all'estremità e uno al centro, e due antinodi, che si trovano a un quarto e a tre quarti della lunghezza della corda. E voi qui direte, ma come fanno a coesistere queste due vibrazioni, visto che nel primo al centro la corda si muove tantissimo, nel secondo invece è ferma al centro? Beh, semplicemente c'è da tenere in considerazione che la fondamentale è solitamente quella che ha maggiore ampiezza e quindi maggior energia. Quindi comunque, anche se fossero presente soltanto la fondamentale e la seconda armonica, al centro la corda si muoverebbe comunque un po'. Poi però dobbiamo considerare che ci sono anche tutte le altre armoniche. Infatti se andiamo a vedere la terza armonica, vediamo che anche qui al centro c'è un antinodo, ovvero un punto in cui la corda si muove di più. E così via poi con la quarta, con la quinta e via dicendo. In sostanza l'oscillazione reale della corda sarà una somma di tutti questi modi, di tutte queste vibrazioni, che hanno ognuna un'intensità diversa ovviamente. Man mano che andiamo salendo con gli armonici, l'intensità sarà minore. Allora a questo punto voi vi chiederete, ma allora cos'è che differenzia il suono di questa corda rispetto a questa? Ovviamente queste vibrazioni si propagano lungo una corda ad una certa velocità, che dipende sostanzialmente dallo spessore della corda, dal materiale e dalla tensione. E quindi di conseguenza una corda più sottile all'incirca con la stessa tensione di quella più grossa produrrà una frequenza sonora più alta in realtà, nonostante abbia comunque la stessa lunghezza la corda.
e poi nel momento in cui andiamo a premere un tasto stiamo di fatto accorciando la lunghezza d'onda e quindi producendo una nota più alta, delle frequenze più alte. Tutto questo funziona però se stiamo ascoltando il suono che produce l'intera corda. In una chitarra elettrica però un pickup in realtà percepisce soltanto una piccola porzione della corda. Ciò significa che per alcune frequenze il pickup si troverà esattamente ad esempio sotto ad un nodo e quindi non potrà percepire quella frequenza, mentre per altre frequenze si troverà sotto ad un nodo per esempio e quindi percepisce con maggiore forza, diciamo così, quella frequenza. E questo è proprio quello che crea la differenza di suono tra una posizione di un pickup ed un'altra, cioè quello che crea la differenza tra questo e questo. Come sentite è sempre la stessa nota, cioè abbiamo sempre la stessa frequenza fondamentale, ma siccome abbiamo un diverso rapporto di livello fra i vari armonici, percepiamo un timbro diverso. Per farvi visualizzare meglio il tutto, vi faccio vedere questo sito che non fa altro che calcolare la risposta in frequenza di una chitarra in base a tutte le principali variabili, che sono lunghezza della scala, posizione del pickup e frequenza della corda. In questo momento è settato per visualizzare cosa succede col pickup al manico di una Stratocaster per la corda dell'A, cioè questa. Vedete che nel grafico sono presenti diversi punti in cui il livello va a zero praticamente. E queste in sostanza sono tutte le frequenze il cui nodo corrisponde alla posizione del pickup, cioè praticamente per quelle frequenze la porzione di corda che è esattamente sopra il pickup non vibra in quel punto, cioè rimane ferma, diciamo così, per quella frequenza. E questo grafico dipende unicamente dalla posizione del pickup, dalla frequenza della corda e dalla lunghezza della scala, appunto. Non cambia invece in base a quale nota suoniamo su quella corda. Cioè, ad esempio, possiamo vederlo muovendo questo, sostanzialmente. Vedete che se muovo il punto in cui premo la tastiera, diciamo così, e quindi la porzione di corda che effettivamente vibra, il grafico rimane comunque uguale. Quello che cambia è la posizione della fondamentale e delle armoniche su questo grafico, e questo possiamo visualizzarlo semplicemente cliccando su questo selettore. In questo modo compaiono la fondamentale e una serie di armoniche relative alla nota che si sta suonando. Se lo posizioniamo qua, praticamente corrisponde alla nota aperta della corda. Se invece spostiamo questo, vedete che cominciano a muoversi la fondamentale e le armoniche, però seguendo sempre la linea di quel grafico. Ad esempio, se piazziamo il nostro dito al quinto tasto, come in questo caso, vedete che un bel po' di armoniche vanno a cadere esattamente nei nodi, cioè nei punti in cui il grafico va a zero. E ciò significa che col pickup al manico e suonando il quinto tasto sulla nota dell'A, in sostanza perderemo tutte quelle armoniche e il suono di quella nota sarà profondamente diverso rispetto ad altre note. Ad esempio, al quarto tasto vedete che comunque, anche se alcune armoniche sono attenuate, sono comunque presenti, a differenza del quinto dove invece vanno a zero. E questa è una questione prettamente geometrica. Vediamo cosa succede andando a cambiare la frequenza della corda e quindi sostanzialmente andando a simulare una corda diversa. Ad esempio, se invece dell'A 110 Hz vogliamo simulare il Mi, impostiamo la frequenza a 82.4, che sarebbe quella del Mi basso, appunto. Vedete che in questo caso il grafico si è mosso invece, cioè è cambiato, sono cambiati i punti in cui va a zero, proprio perché è cambiata una o più delle variabili fondamentali, diciamo così, della corda. In questo caso la frequenza, ma la frequenza, come sappiamo, dipende sempre dallo spessore della corda, dal materiale e dalla tensione. E questo sostanzialmente ci sta a dire che se ad esempio allentiamo la corda dell'A e la accordiamo sul Mi basso, quindi lasciandola anche molto lenta, fondamentalmente il suono di quella corda sarà uguale a quella del Mi, almeno in teoria, perché poi nella pratica non è così, perché ci sono anche tante altre variabili minori, cioè la flessibilità ad esempio che ha quella corda di quel determinato spessore, oppure quante di queste vibrazioni vengono trasmesse al legno della chitarra, quante rimbalzano ai nodi e via dicendo.
Tutte queste ovviamente sono variabili che poi vanno a cambiare il suono, però diciamo che quelle che vediamo in questo grafico non sono quelle che costituiscono la maggior parte del timbro sonoro. Poi ad esempio c'è anche il fatto che queste vibrazioni che vengono trasmesse al corpo della chitarra fanno sì che la tensione della corda stessa oscilli in una certa misura durante la sua vibrazione, e questo causa una leggera oscillazione anche di questo grafico fondamentalmente, quindi non prendetelo come se fosse una cosa statica. Questo grafico poi si sposta anche nel momento in cui effettuiamo un bending, ad esempio, perché stiamo andando anche lì a variare la tensione della corda e anche la sua lunghezza. Quindi vedete che è anche una materia abbastanza complessa andare a studiare tutti i fenomeni fisici che avvengono durante la vibrazione di una semplice corda di chitarra. Però questa spiegazione serve giusto per avere un'idea generale di quello che succede. Andiamo a vedere poi come cambia questo grafico nel momento in cui cambiamo pickup. Questo era quello al ponte, invece qui vediamo quello che succede sempre con la stessa corda del Mi basso, sempre con la stessa lunghezza della scala, però con una diversa posizione, una diversa distanza del pickup dal ponte. Qui ho impostato 2 pollici perché è all'incirca questa la distanza del pickup al ponte di una Stratocaster dal ponte stesso. Come vedete adesso tutti i punti in cui il grafico va a zero si sono spostati su frequenze più alte. Questo perché man mano ci allontaniamo dal centro della corda, ovviamente troveremo nodi soltanto per le frequenze più alte, perché come abbiamo visto nell'immagine precedente, la frequenza fondamentale ovviamente aveva solo i nodi al ponte e al capotasto, la seconda ce l'aveva soltanto al centro, poi la terza soltanto a 1/3 e 2/3 della lunghezza della corda, la quarta soltanto a 1/4, metà e 3/4. Insomma, come vedete, secondo questo andamento, man mano che saliamo di armoniche, questi nodi man mano si vanno avvicinando ai nodi principali, proprio perché ne troviamo di più lungo la lunghezza di tutta la corda. In sostanza è come se la corda fosse divisa in più parti. E quindi proprio in base a questo, man mano che il pickup si allontana dal centro della corda più verso un'estremità, vediamo che questi nodi si vanno spostando sempre di più verso le alte frequenze. Ma allo stesso tempo, nel momento in cui ci avviciniamo a un nodo principale, cioè in questo caso al ponte, se mettessimo un pickup proprio nel punto in cui la corda tocca le sellette del ponte, praticamente il pickup non percepirebbe quasi nessuna vibrazione e di conseguenza vedete che quasi tutte le frequenze vanno a zero. Non sono esattamente a zero perché comunque il pickup non capta soltanto un singolo punto della corda, ma ha appunto una certa apertura che possiamo in questa applicazione settare da qua attraverso il parametro white. In questo caso 1 pollice, perché all'incirca è questa l'apertura, l'ampiezza di un pickup single coil. Se lo mettiamo ad esempio a 0.1 vedete che cambia il grafico anche in questo caso. Se lo mettiamo a 0 va tutto a 0, proprio perché è come se captasse soltanto quel punto lì, proprio corrispondente al nodo. Questo sito, questa applicazione ci dà anche risposte sul perché un pickup single coil suona in modo diverso da un humbucker ad esempio o da un P90. Ovviamente una parte della risposta in frequenza del pickup dipende anche dai materiali del pickup stesso, dal tipo di magnete, dal numero di avvolgimenti nella bobina, dalla sua resistenza e via dicendo. Tutte quelle variabili qui non sono considerate, però è considerata appunto l'apertura del pickup. In questo caso il single coil ha un'apertura di 1 pollice all'incirca. Se raddoppiamo questo valore avremo all'incirca quella di un humbucker e vedete come cambia il grafico. In sostanza vengono attenuate tutte le alte frequenze ed è per questo motivo infatti che un humbucker suona più pieno a più basse rispetto a un single coil. Uno dei motivi è questo. Ovviamente, come dicevamo prima, ce ne sono anche altri. Poi una delle caratteristiche fondamentali di una chitarra è la lunghezza della scala. Ad esempio le Fender, almeno Stratocaster e Telecaster, hanno una lunghezza di 25 pollici e mezzo, che è quella che vediamo qua appunto.
una Gibson Les Paul, ad esempio, invece ha una lunghezza di 24,75 pollici circa, poi cambia da modello a modello. In realtà vedete che la lunghezza della scala va a cambiare sempre questo grafico. Di poco però lo cambia. E quindi possiamo dire che sostanzialmente quello che crea un suono diverso tra una chitarra e un'altra sostanzialmente è l'insieme di tutti questi fattori che abbiamo citato. Quindi lunghezza della scala, posizione dei pickup, poi ovviamente come questi pickup sono costruiti, le frequenze di risonanza del legno che vanno ovviamente ad attenuare o rinforzare alcune frequenze a cui vibrano le corde e quindi cambiano il timbro effettivamente dello strumento. Poi ovviamente un'altra variabile sono le combinazioni di pickup che possiamo ottenere su una determinata chitarra, e sempre questa applicazione, questo sito ci consente di simulare anche questo. Possiamo aggiungere ad esempio un altro pickup, in questo caso di default va a replicare sempre la posizione al manico di una Stratocaster, però già vediamo cosa succederebbe combinando appunto un pickup al manico single coil con uno al ponte humbucker. Praticamente si va a creare appunto una combinazione dei due grafici che abbiamo visto in precedenza, e quindi certe frequenze che corrispondono a punti in cui entrambi magari hanno un nodo vanno sempre a zero, o poi ce n'è altre in cui magari per un pickup c'è un nodo sopra, per l'altro invece no, e quindi lì avremo frequenze magari leggermente attenuate, e poi altri punti in cui su entrambi i pickup abbiamo sopra degli antinodi in cui quindi le uscite dei due pickup si vanno a sommare e quindi quelle frequenze vengono amplificate maggiormente. Insomma, il mondo della chitarra elettrica è bello anche perché basta cambiare una di queste variabili per creare tante piccole differenze che poi vanno a creare fondamentalmente il carattere dello strumento. E infine, per rispondere al quesito iniziale del video, andiamo a vedere cosa succede quando si accorda una Stratocaster un semitono sotto, cioè l'accordatura di Hendrix e di SRV. In sostanza, per simularlo ci basta cambiare la frequenza della corda, appunto, da 82.4, che è il mi basso, a 77.78, che è il re diesis. Come vedete il grafico è cambiato, ma ovviamente sono cambiate anche le posizioni degli armonici. Per vedere cosa succede suonando la stessa nota dobbiamo andare a premere tra virgolette il primo tasto. In questo modo avremo di nuovo un mi. E ovviamente se vediamo la differenza fra le due, vediamo che nel caso della chitarra accordato sotto il rapporto fra le varie armoniche sarà abbastanza diverso rispetto a quella accordata normalmente per quella nota. E quindi ovviamente il rapporto fra le varie armoniche e quindi di conseguenza il timbro di quella determinata nota suonata con quel determinato pickup sarà diverso fra le due situazioni. Infatti vedete qui nella chitarra con accordatura standard il mi avrà questo rapporto di armoniche, con alcune che vanno a coincidere tra l'altro sui nodi in quella determinata posizione, quindi non le sentiremo proprio. Se suoniamo il mi invece in quella accordata un semitono sotto, vedete che quelle armoniche invece saranno presenti, leggermente attenuate perché sempre vicino ai nodi della corda, però comunque presenti e in proporzione diversa rispetto a prima. Cioè osservate proprio la diversa posizione dei pallini fra le due situazioni. E questa in sostanza è la differenza che crea una diversa accordatura sulla Stratocaster. Suonerà meglio o peggio? Quello ovviamente è un'opinione, un punto di vista personale, quindi non possiamo stabilirlo cosa sia meglio o peggio, solo questione di gusti. Quello che è sicuro è che suonano in modo diverso, proprio per tutti i motivi che abbiamo citato in questo video. Bene, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale perché sono in arrivo tanti altri contenuti interessanti. Ovviamente mettete anche un like al video se volete, e ci rivediamo presto. Ciao!